chiamare i carabinieri, perché sono i nuclei dei carabinieri che vengono a vedere, comunque uno fa la denuncia, poi se vengono o vengono vedremo, avvisare quando c'è pericolo in generale il sindaco, perché voglio ricordare, per la legge il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini, il sindaco della città. Per cui, terzo, secondo noi, e noi questo lo facciamo sempre, fare un esposto alla magistratura. E dico un'altra cosa sui medici, perché qui c'è un sistema dove la gente, noi avevamo un medico che ci seguiva per l'amianto, collega Ventuto, adesso lui non pentito, ma tutti gli altri. Questo ci ha fatto le visite all'8% di noi, aveva trovato che avevamo le placche ferriche. Quindi ha detto, ah, prendere lavoro questo, eh? Amianto, assolutamente l'amianto. Noi abbiamo portato sul banco degli imputati, dirigenti della Breda, la Breda l'ha preso come suo consulente, questo che era amico degli operai, lui è venuto a testimoniare e dire che sì che era per l'amianto, ma potevamo averlo preso anche davanti al tetto di casa nostra, che c'era il tetto di amianto. Come fai a dire, siccome nei processi penali, quello dico che la giustizia è contro, a differenza di un processo civile, che l'onere della prova dall'altra parte, qui sei tu che l'hai, allora esiste che tu devi condannare uno perché è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Basta che io faccio un ragionevole dubbio, cioè come se al tetto di Etna davanti a casa, magari sono state quelle libre lì, non quelle che voglio fare. Per cui ecco perché dico questa roba. Però se la gente si organizza, se non diamo per scontato che non c'è niente da fare, perché guardate, non è vero che non c'è niente da fare, perché se noi ci organizziamo, se noi ci facciamo sentire, si può fare. Si può partecipare, si può fare pressione sulle istituzioni perché questi intervengono. Certo, non bisogna delegare a loro, perché se no ti dicono che non c'è soldi non li fanno. Se però tutti mobiliti, vedi che i soldi li trovano. Faranno qualche gita in meno, qualche consiglio comunale in meno, ma faranno qualche intervento in meno. Quello che si
sentito la sua prima dimostra una cosa importantissima, che non c'è assolutamente consapevolezza. Del resto il nostro paese non ha un piano premiato, non si è dotato di discariche, non sa come smaltirlo, non ha previsto un fondo, perché come avete sentito smaltire l'amianto implica una quantità di denari importantissima, per cui tutta l'Italia è piena. Io ho fatto un'inchiesta con il mio giornale, mi sono preso la briga di fare un ciclo per l'Italia che viene per l'amianto, gennaio, febbraio del 2011, abbiamo pubblicato questi dati e due pagine del professor Lucazio, e avevo pubblicato anche, tra l'altro, nel numero successivo, tre pagine molto grosse del professor Valtieri, che ormai stava sperimentando questo tentativo di realizzazione e che invece adesso non se ne parla perché il governo ha stoppato questa cosa. Non ne sono consapevoli, come il medico di cui parlava la signora, in via Gola, a questo cardiologo, come cardiologo di via Gola, io ero lì in attesa, poi stavo facendo fatica, a un certo punto guardo fuori e vedo il suo studio che si apre magnificamente sulla distesa premiata, la garage premiata. Io ricordo, dottoressa, sa cos'è quella roba lì? Ah, non lo so cos'è. È amianto. Come amianto? Questa qui non sapeva assolutamente che fosse amianto, tanto per dire. Non lo sa l'ASL, perché l'ASL di via Molizzi, tanto per fare un nome, è tutto circondato da amianto. Qui c'è l'alto mercato, c'è il mercato dei fiori, c'è la piena, ci sono asili. Lì c'è pieno di amianto, pieno, da tutte le parti. E ci sono giornalisti che si affacciano sull'amianto, ci sono procuratori della Repubblica che si affacciano sull'amianto, non lo sanno, sono differenti. Allora, ferma restando quello che diceva Michele Michelino, che bisogna organizzare dal basso una rete forte perché parta veramente una campagna, una battaglia importante su questo piano, no? Però siccome noi siamo a Milano è piena di piani, di ritorno sono piena di piani, quella della stazione centrale, alla base di Chiaravalle, andate dove volete, trovate a piani dappertutto. La scala è piena di piani, la scala di Milano è piena di piani. Quindi, se si vuole prendere coscienza di quello che la bomba su questo, siamo solo che si può fare. Però, fermo restando questa rete, che io sono sempre per parlare di questi cittadini dal basso, senza delegare nulla. Però, siccome adesso abbiamo sentito anche un altro consigliere comunale che prima di intervenire, ci sono persone anche a livello istituzionale che possono dare pressione su questa amministrazione, visto che questa amministrazione si vuole in qualche maniera rivelare o presentarsi diversa da quella che l'ha preceduta. Noi dobbiamo incalzarla. Incalzarla significa che i nostri comitati, sono tanti, devono chiedere un incontro tra avvicinati, in modo che pubblicamente si devono mettere dello scenario scoperto. I soldi si possono trovare, perché visto che si fa l'Expo a Milano, c'è una caterva di soldi che vengono spesi per l'amianto, e siccome la gente di tutto il mondo non gli si può far trovare una città e tra l'altro le zone che dovrebbero bonificare pieno di amianto, e tra l'altro essendoci luoghi sicuri dove l'amianto va a finire, quando viene tolto l'amianto, dove viene smaltito? Da chi? A chi viene affidato? Dall'avere in mezzo organizzata che la smaltisce a modo suo? Per esempio, per tornare al discorso che faceva la signora prima, gli amministratori che hanno dovuto approntare il piano regionale per l'amianto, perché è tenuto per legge, noi per esempio il nostro condominio abbiamo fatto, c'è l'ingegnere Negretti, che secondo me si sta cercando di attivare questo problema perché ci abbiamo l'amianto in casa. Per esempio, loro sono già tenuti a mettere la A amianto su tutti i luoghi dove l'amianto c'è. Anche questo da noi sembra non è stato fatto, perché già mettere quella A crea danni ai propri cittadini e che gli abitanti magari si mobilitano. In più, per togliere l'amianto, deve venire, come diceva il professor Lugazzo, ma come diceva anche il professor Qualchini, perché io ho interloquito a lungo con loro, anche per il caso del nostro ragazzo, devono venire, intanto devono uscire di qui, no? Prima. Poi va, bisogna prima spargere, sono dei ritrovati, delle vernici particolari che fissino in maniera tale che quando fa